Ciao ragazze e ciao ragazzi, sì, sono ancora sistemata in questo modo, ma ho fatto un altro piccolo check delle recensioni che vi devo fare dei prodotti che sto utilizzando e ne sono spuntati altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Li divido perché due poi saranno di skincare, probabilmente farò un altro video a parte per non fare video troppo lunghi. Allora, prodotto unghie, un attimo che cerco la pagina. Allora, è questo smaltino della Yves Rocher, questi sono quelli piccoli da 3 ml, si chiama Violin 43, numero 43. È uno smalto, come potete vedere, di quelli piccolini, il pennellino è di quelli tondi, non mi voglio sporcare, è di quelli tondi. Il colore è questo bellissimo viola fiorentina, mi verrebbe da dire. Glitterato con un duochrome sul rosato, ha dei micro brillantini sia dorati che rosa, violette. È abbastanza cangiante sulle unghie ha un bellissimo effetto. Come asciugatura, tutti gli smaltini di questa linea di Yves Rocher, che non so neanche se sono ancora in vendita, però mi sembra di sì, comunque nei piccoli kit. Ha un'asciugatura molto rapida e a una prima passata il colore non è bello pieno così come lo si vede in boccetta, ma è abbastanza scialbo, quindi con due passate prende il colore pieno sulle unghie ed è bellissimo. La stendibilità è ottima, è molto facile da stendere, non lascia striature, si sistema in modo naturale e cremoso sull'unghia. Ma la durata è pessima, l'ho usato per 2 settimane consecutive, pensando di aver sbagliato io la stesura o di non aver fatto caso all'utilizzo, diciamo, messa in cura dello smalto. Probabilmente ho pensato che ho battuto troppo forte sulla tastiera, che forse dovevo aspettare che si asciugasse un po' di più, eccetera. Quindi l'ho messo per 2 settimane consecutive e in entrambi i casi, dopo 3 giorni, avevo la prima sbeccatura. Quindi non è stata colpa mia nella stesura sbagliata, ma è stata colpa dello smalto, perché dura troppo poco e non mi piace questa cosa. Ovviamente con un top coat sopra di anche media qualità, questi tipi di smalti hanno una durata più lunga, però così a solo non mi è piaciuto. Non colora, non trapela la base, quindi non va a macchiarvi l'unghia. Sotto questo punto di vista è ottimo. Quindi l'unica pecca di questo smaltino è la durata. Prodotto della Benecos, questo mi fu regalato da mia cognata, c'era un kit. Lui, la crema corpo che non ho ancora utilizzato e la crema maniche, idem, non ho ancora utilizzato. È della linea. Dove sei? Albicocca e fiori di Sambuco. La confezione è da 200 ml ed è morbidosa. La confezione è morbidosa, quindi sotto la doccia non è facile da aprire e mettere sulla spugna e iniziarsi a pulire. È vegan, è certificato biomic. E questo che tipo di certificazione è? Oddio, senza occhiali non vedo niente. Vabbè, è certificato. Sì, certificato Natural Cosmetics. È un gel doccia albicocca e fiori di Sambuco, fruttato fresco con oli di nocciolo di Sambuca, idrolato di fiori di Sambuca e complesso di 7 bioestratti che coccolano la pelle. Effettivamente molto morbido, lascia una schiuma delicata, facile al risciacquo e lascia la pelle profumata. Risulta profumata anche dopo la doccia. Ed ha un profumo molto delicato. Ups, scivola qualche goccia di prodotto, quindi chiudiamo. Mi sta piacendo tantissimo e non sempre dopo la doccia vado a idratare la pelle perché non la sento particolarmente secca, anzi è abbastanza nutrita, quindi può capitare che se vado di fretta non la idrato con una crema e la pelle rimane idratata per tanto tempo. Ok, io mi sto sporcando, quindi la vado a posare. Comunque mi è piaciuta tantissimo. Prodotto leva smalto della Lady Venezia, un made in Italy, è uno smalto con aloe e oligoelementi per unghie sempre brillanti e in forma. È una formula quick easy con acetone. È
È un solvente cosmetico all'estratto di aloe atto a eliminare fino all'ultima traccia di smalto per le unghie senza danneggiarle, grazie alla sua formula arricchita di estratti di aloe vera con proprietà fungicide. Ah, questo non lo sapevo, che l'aloe avesse proprietà fungicide. Ok, bene. È da 125 ml e la confezione ha questa signorina molto pinapposa, molto carina. Di questi levasmalti, questa è la terza confezione che vado ad utilizzare, mi sono piaciuti tutti. Gli altri avevano altri principi attivi all'interno, sempre idratanti per l'unghia, e non ho trovato che me li abbiano disidratati particolarmente, anche se hanno dell'acetone all'interno come primo ingrediente, se non erro, sì, come primo ingrediente. Quindi anche se a volte l'acetone viene bistrattato e trattato male, io lo preferisco. Preferisco i solventi con acetone perché vado meno a stressare l'unghia e stare con troppo tempo col batuffolo sull'unghia per cercare di togliere via, andare poi a grattare, eccetera. Preferisco un passaggio veloce, eliminare tutto e quindi rimanere poco tempo con il prodotto solvente sull'unghia, e questo mi sta piacendo molto. Ha un profumo tipico dell'acetone, però non rimane sulle mani ed è veloce, mi piace. Penultimo prodotto di cui voglio parlare è questo gel detergente di fiori di magnolia, rinfrescante e addolcente per tutti i tipi di pelle, con estratti di cotone, fiordaliso e limone con acido lattico, pelle luminosa e perfettamente detersa. Allora, è una soluzione ideale per la quotidiana pulizia del viso. Il suo contenuto di tensioattivi e oli eudermici permette di detergere efficacemente la pelle rispettando l'equilibrio idrolipidico e rimuovendo ogni traccia di trucco e di impurità. Allora, è una confezione da 150 ml, l'ho preso all'Eurospin, se non erro poco più o poco meno di 1 euro. Mi piace molto sia per il profumo, molto delicato, sia per la consistenza, è veramente un gel. Eccolo qua, ha un colore, ora non si riesce a vedere, ma è un azzurrino molto chiaro e mi piace più come detergente viso, sia mattutino che serale, che come struccante, mi leva trucco, struccante, perché come struccante viso con fondotinta eccetera non è molto efficace. Quando l'ho provato mi sono rimaste delle impurità che ho scoperto passando una salvietta struccante sul viso, è rimasta comunque macchiata, e quindi preferisco, per quanto riguarda lo strucco, struccarmi del tutto con una salvietta e poi andare a detergere la pelle con questo prodotto che crea una schiuma molto leggera, facile da risciacquare, e al risciacquo, dopo il risciacquo, non risulta la pelle disidratata, secca, anzi la trovo abbastanza nutrita, anche se io dopo spruzzo sempre dell'acqua termale così per lenire la pelle del viso, però di per sé è un prodotto che non disidrata la pelle ma la lascia morbida e profumata, non brucia gli occhi, il profumo è gradevole, mi sta piacendo molto. Forse degli ultimi detergenti viso che ho usato nell'ultimo annetto, forse il mio preferito come profumazione. Come detergente anche mi piace tanto, specialmente la mattina quando ti rimane quella pelle unticcia della notte, la libera molto, abbastanza, mi piace. Ultimo prodotto di cui voglio parlare è questa provina di pupa. È uno scrub salino rimodellante all'ossigeno attivo, trattamento cosmetico professionale a casa tua. Sale naturale in bagno di oli aromatici per una pelle luminosa, luminosa e morbida come seta. Silhouette rimodellata grazie all'azione drenante antiacqua con sali naturali e estratto di alga bruna. Ossigeno attivo risveglia l'energia dei tessuti cutanei, speciale silhouette con sale rosa dell'Himalaya. Allora, ok,
Dice che si può utilizzare sia a pelle umida che a pelle secca. Ovviamente sulla pelle secca per uno scrub molto più insistente e un effetto esfoliante molto più intenso, con la pelle umida per un effetto molto più delicato. Dice ovviamente di miscelare il sale e l'olio che si trovano all'interno della bustina. Io praticamente ho tagliato e c'è ancora un po' di sale sulle pareti della confezione, cercando di miscelare prelevando col dito sia la parte oleosa che il sale, l'ho poi passata sul corpo, ho fatto tutto il corpo, diciamo dal collo, no, al collo non ci sono arrivata perché è una parte delicata, comunque dalle spalle a scendere giù, evitando il décolleté perché è un'altra parte delicata e ovviamente il seno, però ho insistito ovviamente sulle braccia, le spalle, la schiena, le gambe, linguine, dove ovviamente facendo cerette eccetera rischiano di venire, si creano dei peli incarniti. So che sto parlando di cose terrificanti, però ovviamente lo scrub aiuta a rigenerare il tessuto e fare in modo che la pelle risulti molto più brillante, vivida e poco grigia, più color carne che color morto. Questo tipo di scrub con pelle umida è molto delicato. Sarà anche che io sono abituata a effettuare il mio scrub di questo tipo, quindi col sale e un prodotto oleoso, una volta a settimana, utilizzando un olio extravergine d'oliva e miscelando all'interno o del sale fino o dello zucchero. Dipende poi da quanto voglio che sia efficace, perché se provate mettere tra i polpastrelli del sale e dello zucchero hanno due consistenze completamente differenti. Quindi, da come sento la mia pelle, scelgo uno o l'altro prodotto scrubbante, quindi o il sale o lo zucchero. Questo tipo di sale rosa dell'Himalaya è molto più simile allo zucchero, quindi molto meno abrasivo rispetto al sale, proprio come consistenza. Comunque mi è piaciuto ovviamente come scrub, è stato molto facile da utilizzare. Non posso dire nulla come principio attivo dell'ossigeno attivo per rigenerare i tessuti, oppure come l'effetto rimodellante del prodotto in sé, perché avevo solo una bustina, l'ho usato due volte, una volta a pelle umida, una volta a pelle asciutta. Quindi non ho potuto fare un confronto prima e dopo, seguendo tutto, diciamo, la cura tra virgolette. Però come scrub è molto molto buono, efficace, mi è piaciuto tanto. Non mi ha dato fastidio di sorta per quanto riguarda, non so, che non mi ha scrubato bene, quindi il polpaccio dove è più difficile scrubbare, oppure la parte laterale. Io ho dei peletti incarniti, non sono incarniti praticamente, non sono del tutto forti da riuscire a penetrare la pelle e fuoriuscire, quindi rimangono sotto pelle e quindi vado a scrubbare per poterle eliminare. E questo scrub ha fatto questo lavoro, è riuscito a togliermi questo strato di pelle per far fuoriuscire questi piccoli peletti, e poi dopo ovviamente con il silky peel sono andata a tirarli via. Il profumo allora, fiorito, c'è una nota agrumata tipo limonosa, quindi sento questo sentore di acro nel naso. Però non rimane sulla pelle, notato che la pelle non rimane con questo odore, basta ovviamente risciacquare con un detergente, non rimane. Mi è piaciuto anche passato leggermente sulle cuticole, dopo che ho fatto tutto lo scrub, ovviamente ho scrubato anche le mani e sono andata a insistere un pochino sulle cuticole, così dopo è stato molto più facile fare la manicure, e anche così mi è piaciuto. Ok. Video recensioni per oggi finiscono qua, mi rimangono due prodotti viso e contorno occhi, ma mi sa che se ne parla. No, vediamo se riesco a farla oggi. Dai, vi lascio con il punto interrogativo, comunque vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!